Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Ebbene sì, siamo tornati nella serie in cui provo le vostre texture pack, la serie che voi amate, lo so che l'amate. E vi volevo dire che questa serie ormai uscirà da ora in poi ogni domenica. Quindi ogni domenica alle ore 15 vedrete un bel marker spazio sgravo che proverà le vostre texture pack. Per inviarmele c'è il link del mio server Discord in descrizione, potete inviarle nella sezione texture pack. Se volete che questa serie continua, bombardate questo video di like, superiamo i 1000 like, iscrivetevi e attivate anche la campanellina. Ci vediamo con la prima texture pack. Prima texture pack. Questa texture pack si chiama Mickey09 YouTube's Texture. Sound di quanto prendi i materiali sono modificati, sono animati i lingotti, perfetto, ci stanno. Bella anche la spada, molto molto carina. Devo dire, blocchi, andiamo a vedere che blocchi ci sono. Carini questi blocchi. Ah, c'è anche la sua skin con il sound modificato. Il sound modificato del letto mi piace tanto. Andiamo a prendere diamanti e da quello che vedo la texture pack è praticamente a base arancione, perché tutto arancione, anche i diamanti, anche la scritta. Andiamo subito a rasciarci il signor giallo. Dobbiamo cercare di eliminare subito il signor blu. Il letto è andato. Le particelle Ez. Wow, carine. Oh, no no no. Va bene, mi ha scombato. Va bene, non c'entrano le hit. Sicuramente la gappola ha anche il sound modificato. Ora lo vedremo. Ok, questo l'ho hittato. Vieni qua. Ok, è one hit. No, i sound, sì, i sound sono modificati. Perfetto. Il rosso si è eliminato il blu, cosa che era la mia final kill. Signor rosso, non ti vorrei dire nulla. Gappoliamo. Ok, va bene, non muore. Va bene, signor rosso, non si preoccupi davvero. È morto? Perfetto. Stavo dicendo, praticamente questa texture pack ha tutti i sound modificati, credo. Non so quello della chest perché ancora non l'ho aperto, andiamo a vedere. No, quello della chest è normale, ok. Ci possiamo fare intanto una bella prot. Oddio, ma perché sono in bianco e nero? Oh, signor rosso, ma già sta qui? Va bene, va bene, non ci posso far nulla. Bella la share in questo modo, guardate che carina arancione. Perfetto, grande Mark, se intanto però l'abbiamo killato. Comunque, lo dico sempre, se vedete che appunto tutti i player si chiamano in un modo strano, quindi player e il numero, e io mi chiamo Yu, perché sto usando l'account segreto. Ormai lo sapete tutti, il mio account segreto è OP. E ancora nessuno l'ha sgamato. Il rosso è stato eliminato, meno male, dal signor grigio, quindi ora dobbiamo scontrarci con il signor grigio. Che già sta arrivando, lui ha solo un armor in ferro, quindi posso fare tranquillamente così. Ok, perfetto, morto. Devo dire, questa texture pack mi piace, è molto particolare. Naturalmente è un mashup perché sono tutti item visti e rivisti. Tranne ecco la share di questo colore, non l'ho mai vista la share arancione, davvero. E ci sta una pack comunque a tema arancione, ci sta, quindi bella pack. Devo cercare un attimo di killarlo. Le particelle, io avrei messo delle particelle arancioni e non rosse, essendo che appunto siamo a tema arancione. Però va bene, ma non ho ancora testato l'animazione. Carina, l'ha messa appunto arancione. Ci sta, ci sta. Se mettiamo le particelle arancione e non mettiamo le particelle Ez, devo dire che ci stava, ci stava. Che l'ho eliminato. Ok, abbiamo il pink che praticamente... Dove sta andando il pink? Vabbè, non si sa, ma io gli rompo il letto. Comunque, questa animazione è così. È carina, ma stona un pochettino perché l'arancino è un colore molto, molto acceso come l'ha messo lui. E qua. È morto. Cosa è successo? Ci siamo killati in tre. Va bene. Io la gapple l'avrei messa arancione, perché sento che c'è questo arancione bello acceso, io avrei messo una bella gapple anche arancione, che secondo me ci stava. Comunque, il letto del giallo è andato. Signor giallo, lei cosa vuole fare? Oddio che clutch! Oh mio Dio! GG! Devo dire, questa text pack mi è piaciuta. Naturalmente a fine video vi dirò la text pack che mi è piaciuta di più tra le tre che ora andremo a provare. Non lo so, ho detto appunto delle cose che secondo me potevano starci meglio in una texture pack. Molto carina e molto originale. Seconda texture pack di oggi. Allora, questa text pack si chiama Gatto Scemo Pack Purple Edition V2. È a tema purple, come possiamo vedere, c'è scritto anche nel titolo. Già mi ispira la spada, che è molto carina. Bella questa spada in questo modo. Le TNT, le perle... calmi. Non bardiamo, lasciamo direttamente il signor grigio. Ok, questi blocchi sono i blocchi appunto di It's Glimpse, ma lui li ha fatti in modo diverso. Li ha fatti praticamente che si collegano. Ci sta tantissimo. Anche il cielo, ragazzi, è molto carino. È un albero che perde foglie. Già all'inizio questo death pack mi sta piacendo tantissimo. Ecco, avrei cambiato le particelle perché le particelle sono di un colore diverso. Con il pink non c'entra nulla, quindi avrei messo delle particelle pink. Letto è andato. La gapple, bella, molto figa. Il sound è normale, per me è un sound modificato. Boh, nah, vabbè, poi c'è a chi piace e chi non piace, ovvio. Questa roba però dei blocchi che si collegano mi piace. E comunque fa sembrare il tutto originale, perché sono in realtà blocchi default, c'è solo il bordino che li rende un po' più fighi, ecco. E lui ha avuto appunto un'idea originale, mentre che si collegano. Ora mi sa che non riesco a rompere la clay in tempo, perché il blu respawna, giusto? E invece la rompo.
E invece la rompo. Morto, eliminato. Perfetto. I diamanti, devo dire, di questa forma naturalmente già l'ho visti, sono anche animati. Mi piacciono i diamanti, mi piacciono. Prendiamo un'altra Gapple. E direi appunto di ricopolare perché abbiamo pochissima vita. E andiamo verso il verde. E il verde si sta avvicinando a me, ma lui non è letto e... Pac! Morto? Perfetto. Letto andato, perfetto, l'abbiamo perso. Ho preso la TNT appunto per vederla perché... Guardate quanto è carina. Questo colore mi piace tantissimo. Ora cerchiamo di non morire però. Ho preso 4 diamanti, così torniamo in base, ci facciamo sharpness e dobbiamo lasciare l'acqua per forza, che è l'unico con il letto. E dobbiamo lasciare acqua o white, quindi ora dobbiamo decidere per bene. Non ho nemmeno un armor in ferro. Minchia raga, siamo messi veramente male, eh. Dentro il letto il signor acqua ha messo anche... Oh, Gesù Cristo. Mettiamo la TNT. Bella la TNT, mi piace. Mi piace davvero tantissimo. Rompiamo il letto e cerchiamo di final killarlo. No, cerchiamo, lo final killiamo, punto. Ci facciamo una protection a livello 2 e prendiamo un bridge egg. Il bridge egg non lo uso da tanto, raga, però è stra utile. Sta usando l'arco davvero lui. Sta usando l'arco davvero. Stavo dicendo, per quanto riguarda il bridge egg, ti permette comunque di risparmiare tantissimo tempo. E è possibile che io ora mi metto a fare il ponte e cadevo. Quindi anche una sicurezza. Il letto l'abbiamo rotto e lui anche è morto. Giusto? Ed è morto anche lui. Devo dire, questa seconda texture pack mi è piaciuta. L'unica cosa che appunto vi ho detto, che secondo me non mi piacciono molto, sono l'animazione che è rimasta default. Secondo me poteva magari, ecco, cambiarla e mettere ad esempio il tempo quello lì di quando rompi un blocco viola, e secondo me ci stava tantissimo. Per quanto riguarda il resto, molto molto carina. Ma davvero? No. Che cosa sto vedendo? No. Ecco perché si chiama meme pack. Cos'è questo? Il gold? Cos'è il gold? Ma cos'è? Va bene, quindi questa è la mia spada. E se io prendo l'altra... E praticamente con 4 smeraldi ti fai Berlusconi. Sta arrivando sicuramente al team rosso. Questo qui dovrebbe essere il team rosso, che appunto ha i blocchi che... Cioè Berlusconi sopra, ma ok. Ma cos'è? Si è impaccato tutto! Ok? Morto, perfetto. Ora ci possiamo fare una bella armor, meno male. Anche una Gapple, che voglio vedere la Gapple come fa. Che caspita è? Ma che caspita è? Ma siamo seri? Sto giocando davvero con questa texture pack? Ok, ora come ora devo riuscire a killare lui. Perché sta giocando con lo stick del knockback? Oh! Pazzo! Ok, è morto. I diamanti sono fighi, però. Guardate i diamanti che sono carini. L'unica cosa che mi piace di questa texture pack. Prendiamo una fireball. Cioè, voi mi state dicendo che questa è una fireball? Quindi se io lancio una fireball lì... Regà? Ok, davanti abbiamo il team white, che possiamo attaccarlo subito. Ma abbiamo perso ora il letto. Mezzo cuore, quanto danno mi ha fatto questo? Via, andiamo a prenderci una Gapple, voliamo. Allora, intanto devo prendermi un bel po' di Gapple, quindi ne prendiamo 4, basta, ne avanzano anche. Ora dobbiamo riuscire a killare il team white, che è davanti a noi. No. Facciamo così. Perfetto, credo che va nel vuoto. Va bene, non va nel vuoto, va bene. Ma ora nel vuoto. È caduto, perfetto, è andato ora nel vuoto. Ok, io ho terminato i blocchi e questo è un problema. No, ho entrato una fireball. Oddio, meno male che me ne sono accorto. Il problema è che ora lui sì, mi lascia. Ancora una fireball. Io non ho neanche blocchi per andare in base o in un'altra base. C'è un così. Letto andato. Ok, mi stai tirando con la spada in legno in teoria. Quella è una spada in legno. Oh, quanto danno. 100. 100 più danno. Ok, va bene. Ma la vera domanda è: perché fate delle texture pack con Berlusconi? Allora, texture pack che mi è piaciuto di più, devo dire, raga, è stata proprio la Gatto Scemo Pack Purple Edition. Quella che, diciamo, mi ha colpito un po' di più. La consiglio, se volete scaricarla, la trovate nel mio server Discord. Mandatemi altre texture pack, ragazzi, da provare. Ogni domenica vorrò uscire questa serie. Iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate anche un bel like. Ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. Vi aspetto. Bella.